passano nemmeno 10 secondi. In EAFC 24, o meglio FIFA, ogni anno milioni di giocatori scartano quasi automaticamente calciatori bronzo, considerandoli inutili e privi di valore. Ma ce n'è uno che oggi ha catturato la mia attenzione. Quello con l'overall più basso. Toby Ginad. Zainetto. E si parte per questa nuova avventura. Nel tragitto per raggiungere Fiumicino è nata in me la speranza di poter cambiare per sempre il modo in cui vediamo questi giocatori nel mondo dei videogiochi. Macchina lasciata. Anche perché questa è una domanda che mi sono posto sempre da bambino. Ma è possibile che tutti questi giocatori bronzo siano privi di talento come suggerisce il gioco? Ma prima, check-in e spuntino. Di controlli di rito, mi sbrigo a fare il check-in, faccio il controllo bagagli e mangio che sto morendo. Presaola, acqua e un altro panino per il viaggio. 18 euro. Vabbè. Portatevi sempre del cibo in aereo, che non è affatto economico. Giù di a Dublino, oltre al brusco atterraggio e alle mie fantasie milionarie, scendiamo come jet privati. Arriva il momento più difficile di ogni viaggio, lo spostamento dall'aeroporto alla città. Ovviamente non so come si raggiunge il centro di Dublino. Aeroporto di Dublino, organizzazione fantastica. E da adesso è raggiunto il momento di eliminare dalla nostra testa qualsiasi giocatore stellare e concentrarsi solo sul nostro top player. Dublino è una città unica, su questo non c'è dubbio. Però appena arrivato, la prima cosa che mi ha impressionato, fa ridere anche a me, è stata questa. Posso dire che qui sono anni luce avanti, pannello solare, tastino per il secchio, clicchi qua e butti la sporcizia e si chiude. Non voglio farmi cattive aspettative, ma questa città mi sta sorprendendo, c'è un panorama bellissimo, tutto moderno, incredibile. Questo dovrebbe essere il nostro hotel barra appartamento, vediamo com'è dentro. La qualità si vede. Direi più che si paga. Cosa aspettarci? Non ne idea. Vediamo. Ulala. Economica, non tanto, ma spaziosa devo dire. Con il letto e televisore. E di qua mini bagno. E non c'è il bidet. Ma perché non mettono il bidet? Non capisco. E credo che rimarrà per sempre un mio dubbio impresso in ogni viaggio questo. Prima di andare a Nanna però ricevo una notizia che prova a distruggere tutte le mie speranze e tutti i sacrifici fatti, ma soprattutto anche tutto quello che abbiamo speso per arrivare fino a qui a Dublino. This is not good news. È il grande giorno, vi do il buongiorno. Il nostro taxi sta arrivando che ci porterà direttamente al campo dove oggi giocherà la partita il giocatore più scarso di FIFA. Eccolo. Hi sir. Well, really good. Approfitto del viaggio in taxi però per parlarvi di chi sia Toby effettivamente. Di origini irlandesi, Ginad è un calciatore di appena 20 anni che presenta delle caratteristiche davvero interessanti. 1,85 m per 80 kg, duttile in mezzo al campo. Infatti può ricoprire il ruolo di terzino destro, mezzala ed esterno d'attacco. Quest'anno è la prima volta che appare in FIFA con un overall di 48. Comunque, salutiamo il taxi e dirigiamoci allo stadio. Thank you. Nelle lande dell'Irlanda raggiungiamo il campo perché alle 12 in punto c'è il fischio d'inizio. Come fai a non amare questi paesi così verdi, così green? Ok, dovremmo praticamente esserci ormai. Tribune molto rudimentali secondo me, per esserci di meglio ce le facciamo andare bene. Però di qua c'è un altro campo in erba sintetica che è molto meglio dal mio punto di vista. Ma oggi giocheranno su erba vera. Essendo arrivati leggermente in ritardo, troviamo il nostro Toby già in fase di riscaldamento. E guardate un po', si sta scaldando con i giocatori titolari. Quindi partirà negli 11 di formazione iniziale. Let's go, my friend. How are you? Thank you, man. Really good. Are you ready? Yeah, let's go. Non c'è più tempo, ecco le squadre che scendono in campo. Bohemian delle giovanili contro l'Atletico San Patrizio. Perdonate la traslitterazione, ma credo che sia questo il termine corretto. Ecco il nostro Toby che scende finalmente in campo e vi faccio notare subito una cosa. In questa partita non giocherà nel ruolo di terzino destro, come è stato definito su FIFA, ma da ala destra d'attacco. Comunque, parte subito il match, nemmeno il tempo di posizionare la videocamera che papera del portiere e vantaggio della squadra.
squadra di casa. Non ha segnato il nostro Tobi, ma ha segnato il numero 9, la punta centrale, ed ecco il mio commento. 1-0 lampo proprio, non neanche il tempo di sistemare la videocamera. È un assedio quello del Bohemian, che 30 secondi dopo si ritrova di nuovo davanti al portiere, ma questa volta fallisce l'azione. Ecco il nostro Tobi che finalmente tocca il suo primo pallone, va all'appoggio verso il numero 10 che sarà uno dei giocatori cardine. Qui sul lancio lungo non arriva, ma la velocità secondo me è nettamente diversa da quella che vediamo ad oggi sulla carta di FIFA. Il clima della partita diventa sempre più intenso ogni minuto che passa e da qui inizieranno una serie infinita di falli che neanche immaginate. C'erano queste vibes di Sunday League più o meno. Calcio di punizione affidato al nostro Ginade, al numero 8 che va al cross in mezzo, incornata alquanto sbilenca, che fa accomodare il pallone fuori. Adesso il match sembra molto più equilibrato, bellissimo qui l'anticipo del nostro Tobi sull'attaccante e ancora qui, nuovo fallo, stile terza categoria, o meglio Sunday League, se possiamo definirla così. Intanto il nostro Tobi fa un'altra ottima chiusura, anche se sul rimpallo l'attaccante si trova faccia a faccia con il portiere. Un'altra chiusura ancora perfetta e qui arriva la prima conclusione dell'Atletico San Patrizio. Ora però ci troviamo dalla parte opposta del campo con Ginad che va al cross in mezzo, arriva l'incornata e salvataggio in extremis del portiere. Comunque ci tengo a dire che le statistiche che gli vengono attribuite su FIFA secondo me sono nettamente più basse di quelle che sta dimostrando in questo momento in mezzo al campo. Ma siamo ancora qui in una fase di stallo della partita dove la minima occasione può fare la differenza. Eccolo qui Ginad che va al tiro. Madonna, se lo faceva, per così è uscita. Non passano nemmeno 10 secondi che si trova di nuovo davanti al portiere. E porta sul 2-0 il Bohemian Under 19 con un gol che poteva anche dedicarmi a questo punto. Ma che gol ha fatto? Che giocatorino che ti ho trovato. Sì, questo potevi portare a 100 tiri. Alla 100 tiri. Dobbiamo raggiungere un numero che mi piace alto. Dai, sparalo tu. 20.000? 20.000 mi piace. Portiamo il giocatore più scarso di FIFA alla 100 tiri. Oh, mi raccomando, raga, dipende da voi. Sembra aver preso fiducia ormai. Vediamo qui, controllo di palla. Arriva il raddoppio e lui con il tacco se ne va in mezzo a due. Va al cross in mezzo, che non viene però assecondato da nessuno. Ma che Tobi Ginad stiamo vedendo. Ora inizio a capire perché è l'unico giocatore della sua squadra che è presente in EFC 24 quest'anno. Ora c'è una nuova occasione pericolosa, prova ad essere imbucato, ma è attento il terzino ad anticipare il movimento e soprattutto il pallone in direzione di Tobi. Ci stiamo avvicinando sempre più alla fine del primo tempo e la partita diventa sempre più confusa. Ne approfitta Tobi dall'errore, però non riesce a trovare lo spazio per imbucare il suo compagno di squadra. Gancio strepitoso di Ginad che prova il cucchiaio e poi prova a colpire di testa. Ma che giocate ci sta regalando quest'oggi questo ragazzo. Pure la doppietta ci stava per fa. Ha provato il cucchiaio ma non gli è riuscito. Però che aggancio ha fatto. Delle qualità di gioco di questo ragazzo, in particolar modo nella tecnica, che sono davvero superiori ai suoi compagni e soprattutto agli avversari. Finisce il primo tempo, piccolo brief negli spogliatoi. Il nostro Tobi ci viene a salutare ed ora prepariamoci per il secondo. Finito il primo tempo, aspettiamo adesso che inizi il secondo. Però ho cambiato postazione, almeno lo vedremo da vicino su quest'altra fascia. Ha pure segnato, tunnel. Comunque si vede che è un giocatore di un altro livello. Calcio d'inizio e si comincia con il secondo tempo che ci regalerà delle emozioni che voi nemmeno potete immaginare. Ancora il nostro Tobi che questa volta gioca sempre sulla fascia destra, ma dalla parte opposta perché ci siamo cambiati di postazione per poter guardare meglio da vicino il numero 9 che prova una conclusione alquanto sbilenca. Crea molte occasioni questo numero 9, ma ne concretizza davvero poche, quindi questo non è un punto a favore per lui. Comunque l'Atletico San Patrizio prova a imporsi in questo secondo tempo con il cross in mezzo nella mischia. Attenzione perché qui il Bohemian sta perdendo molto il controllo del gioco ed è proprio da questo calcio d'angolo che il San Patrizio riuscirà ad accorciare il risultato con questa progressione sulla fascia del numero 10 che passa in mezzo a due, va al cross in mezzo, attenzione, arriva la deviazione di testa e gol del 2-1. Il San Patrizio accorcia le distanze e la paura inizia a farsi sentire. Ginad anche qui prova ad andare più volte ma viene sempre chiuso in modo davvero aggressivo.
prima sostituzione per la squadra di casa entra il numero 11 ed esce il numero 8, che è stato uno dei migliori in campo nella prima fase. Comunque, bellissimo qui il recupero difensivo del numero 9, che funge un po' come se fosse l'Oland di questo Bohemian, quindi un Oland irlandese, definiamolo così, che però deve riuscire anche a giocare da sponda per il nostro Toby per cercare l'imbucata verso la porta avversaria. Comunque, cross in mezzo, non arriva nessuno. Questa è stata un'occasione un po' sprecata, secondo me poteva essere conclusa molto molto meglio. Il nostro Toby fa molta più fatica nel secondo tempo perché non riesce a trovare lo spazio giusto per poter puntare l'avversario. Qui c'è forse un fallo da rigore che non viene fischiato e poi il numero 10, il capitano, viene steso ed è calcio di rigore. Non lo tira Toby. Purtroppo non lo tira Toby. Il numero 10 sul dischetto, vediamo come va. Parte il numero 10 del Bohemian che sigla il 3-1. Avrei preferito che l'avesse tirato Toby, che qui esce per essere sostituito. Il nostro Toby è stato sostituito. Aspettiamo adesso il triplice fischio. Mancano circa 3 minuti alla fine della partita. Poi aspettiamo che si fa la doccia e lo raggiungiamo perché gli faremo molte ma molte domande. Soprattutto vedremo la sua reaction al suo overall di FIFA. Quindi vediamo un po' cosa ci aspetta in questo post partita, che secondo me sarà molto più interessante della grande prestazione che ha fatto oggi. E intanto c'è stato il gol del 3-2 mentre parlavo. Maledetto me. È proprio vero che le partite finiscono al 90esimo perché siamo sul risultato di 3-2 e l'ottica della partita è totalmente cambiata. Un San Patrizio tutto all'attacco che schiera pure il nuovo attaccante ed è proprio a 2 minuti dalla fine che sigla il 3-3. Incredibile qui in Irlanda. Incredibile, il calcio è lo sport più incredibile del mondo. 3-1, partita ipotecata. 3-3 nel giro di 2 minuti proprio, vi giuro, 2 minuti sono passati. Finisce qui. È uscito il nostro Toby, hanno fatto 3-2 e poi 3-3. Il calcio è lo sport più assurdo di tutti, cioè una partita messa in bagaglio, un secondo tempo penoso dal mio punto di vista. Non è stato un gran secondo tempo, ma negli ultimi 5-6 minuti ha regalato emozioni incredibili. Comunque, aspettiamo il nostro Toby che si fa la doccia e poi dopo lo raggiungiamo perché abbiamo delle domande molto curiose da fargli. Bellissimo, stanno facendo una riunione post partita sul campo e non sullo spogliatoio. Bello, mi piace molto questa cosa. E stessa cosa per la squadra avversaria. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo qui il nostro ospite speciale. Ciao. How are you, Toby? Ciao. Al momento la tua carta è la peggiore su FIFA, quindi volevo farti vedere la tua carta e avere una tua opinione. La tua posizione è corretta? So, I'm more on the wing, but it says I'm in right midfielder on okay. FIFA, but yeah, it's okay. The pace is definitely wrong, definitely faster. Passing is a bit low, dribbling is definitely low, in my opinion. Defending is so, physical could be a bit higher, but... Un messaggio che vuoi lanciare ai giovani ragazzi che vogliono diventare calciatori? Want to work hard, make sure you're working hard. Just be dedicated. When you want to go out, you stay at home, don't go clubbing, just keep dedicated and you're gonna pay off, because the work you put in is the work you come out with. And yeah. If you ask me maybe 10 years ago, become when I was playing FIFA as a kid, I would never imagine myself on it, I only wish myself on it. Capito ragazzi, il duro lavoro, l'hard work, è la cosa più importante che possa esistere. Sia che voglia diventare dei calciatori, che voglia diventare dei medici, qualsiasi cosa nell'ambito dello studio, dello sport, la cosa più importante è il duro lavoro, l'hard work, ragazzi. L'ultima domanda, che è una mia curiosità personale, ovvero voglio chiederti qual è il tuo sogno per il futuro. The near future would be to definitely upgrade my card. Upgrade my card. The future, I'd like to say definitely I'd love to play. Or win the Champions League game, playing Champions League. There's not more. Premier League, obviously. Look, Premier League, yes. Playing the Premier League, who knows? Only God knows. Qual è la tua squadra dei sogni dove vorresti giocare nel futuro? I'd love to play for Manchester United or Real Madrid. The two of my dreams. Like, I've always loved Cristiano Ronaldo. I think he's definitely my idol. Quindi Manchester United e Real Madrid è il più grande sogno del nostro Toby. Okay. It was a pleasure to stay with you. È stato un piacere stare con te oggi. Ci vediamo presto, ma ho un video da farti vedere. Ciao Toby, here ZW Jackson. Will be a pleasure to make a collaboration with you.
We are waiting for you in Italy to my 100 shots challenge. So, are you ready? I'm happy to accept your challenge and I'm happy to definitely win. Let's go. Ok, ha detto che verrà alla 100 tiri challenge di ZW, quindi Anto, se stai guardando questo video, mission complete, lo porteremo alla 100 tiri prossimamente. Ci vediamo nel prossimo video. Let's go. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.